Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di The Crew 2, il gioco che ogni tanto torna sempre perché, e questa è una cosa super positiva, lo aggiornano molto spesso con dei nuovi capitoli, nuovi update, peraltro completamente gratuiti. Infatti oggi siamo qui a provare l'ultimo. Da quello che ho capito è arrivata la polizia su The Crew 2, direi che le immagini di sottofondo alle quali non stavo badando perché stavo guardando voi, ce lo potrebbero confermare. Ora sono queste auto nere così? Incredibile ragazzi, chissà come è una super svolta in The Crew 2 che comincia a diventare un Hot Pursuit. No, non lo so in realtà, quindi occhio perché lo stiamo per scoprire. Stagione 1, episodio 1. Stagione 1, è qua da 2 anni siamo. Oh, questo update si chiama The Chase, suppongo, che poi vuol dire l'inseguimento. Quindi attenzione, benvenuti alla vostra nuova serie d'azione, nuova modalità di gioco. Vedo una polizia, quella nuova Corvette, che ha fatto un po' malino a qualcuno. Nuovissimo Motor Pass, nuovi veicoli e oggetti Vanity. Ok, belli quei nuovi veicoli lì. Che cazzo è quella roba lì? È una BMW qualcosa? Mi ha fatto la griglia ancora più brutta di quelle nuove per versione Interceptor. Però nuova modalità di gioco. Infatti, adesso la andiamo a provare. San Francisco Night Call, chiamata notturna. Quindi immagino, tagli patch 1.8, le abbiamo, penso, appena letti. Ma che si fa? Le rapine? C'è un Volt lì, è cambiato anche lo sfondo. Qua abbiamo la macchina truzza dell'ultima volta che ci siamo visti. Ovviamente non è vuota la crew, sono 3 manichini vestiti di nero, perché comunque Gigino vuole gente. Vedete che c'è una nuova modalità, The Chase, ed è allo 0%, quindi una sorta di carrierina San Francisco Night Call, che è quella che abbiamo visto prima, ed è esattamente la cosa che dobbiamo provare. Ammazza però, va avanti. Veicolo interception richiesto, veicolo interception richiesto. Quindi dobbiamo... Dove sei compa lo stint? Vabbè, non nel primo. In arrivo, quindi attenzione perché come al solito fanno l'update, ma poi ci sono dei sottoaggiornamenti, suppongo. Raggiungi, dai, vediamo che cos'è sto San Francisco Night Call, se no ci perdiamo in chiacchiere. Ci sarà qualche spiegazione, una storiella? Caricando da 3/4 d'ora, quindi immagino che la storiella ci sarà. Il set ti dà il benvenuto. Ci farai vedere di cosa sei capace, vero? Ma così? Sicuri? Oh, metti la prima, bravo. Veicolo in prestito selezionato, Dodge Challenger, SRT Demon, l'Interceptor Unit. Veicolo in prestito, perché ovviamente noi non ce n'abbiamo. Record mondiale 30 secondi, ma che è sta cosa? Devo dare la caccia ai criminanti? Ecco la presentation. Basta. Frantuma quelle auto, intesi? Ok. Motore. Azione! Ecco il tuo obiettivo. Colpiscilo fino a metterlo fuori gioco. Non so cosa mi ricorda. Ma bello! Quindi praticamente se gli tiri un cartone di quelli seri. Guarda, provano anche ad evitare. Ma ce l'ha il NOS, sta. È che io non mi ricordo. Sì, ce l'abbiamo il NOS. Ok, le marce. Mi ricordavo i tasti qua. Questo se ne va a comprare un po' di latte. Che belle queste strade di San Francisco con sta luce. E niente, dove sono andati? Ah no, continuano di qua. Ci sono anche le gru. Ma secondo me, non lo so, visto che ci sono anche telecamere, gru in giro che ci seguono, la tizia che ci ha detto motore azione, secondo me sono tipo stuntman. Ma che macchine sono? Io le voglio però. Picchia, dove è finito quello? Secondo me c'è qualcosa sotto, non è realtà, anche perché ragazzi, le auto fuorilegge, un ostacolo, che cazzo è l'ostacolo? Questo? Le auto fuorilegge mi sembrano un pochettino fake. Quante marce c'ha sto coso? Guarda, guarda, guarda. Mamma mia, che volo direttamente nel Pacifico. Bella. Continuano a sbucare però, attenzione. Occhi aperti, oh. C'è un ostacolo. Non è un ostacolo, è un cameraman. Ah no, non si capisce. Volevo fare proprio quello. Oh, bastardo, è ancora vivo. Sapete che... Ok, grazie. Vabbè, andiamo. Attenzione, che vuoi? Perché? Ah, sempre gli ostacoli? Furgone. Un colpo devastante. Occhio però. Ok, fuorilegge eliminato. Ce l'ha fatta? Beh, te nel frattempo te ne vai anche tu così. Per... Aspetta. No, è sparito. Volevo analizzare più da vicino. Ho vinto. Mo mi leva il Challenger però, immagino, giusto? Sì, siamo tornati qua.
A parte ci hanno dato dei nuovi hobby, ma questi li avevamo già visti, sono del precedente aggiornamento. Questo Motor Pass invece l'hanno aggiunto. Ehi, ora qui è Lara, la creatrice degli stunt per Motor Pass. Ah, è che è nuova sta Lara. Siamo la casa di produzioni più importante del mondo e voglio che tu sia la nostra stella. E quindi che devo fare? A partire dalla prima produzione di Motorflix, una serie tutta azione, The Chase. Motorflix, vedi, The Chase. Dobbiamo girare una serie. Sono ladri al volante di auto modificate. Tanto folli da aver derubato una società privata. Forse questo doveva venire prima, però va bene. Per riavere il mal tolto, la Volt Corp si è affidata alla sua squadra della sicurezza. E tu sarai il pilota. Chiaro, adesso è chiaro. Prima non tanto, però meglio bene così. Eliminare in vedi, ogni ci sono le telecamere. Hai capito, ragazzi? Moto. Come si chiama? Motor Netflix. Motorflix. Season 1, episode. Ah, quindi proprio. Adesso ho capito. Incredibile. Giriamo una serie sui motori in questo The Crew. Capito che si sono inventati, però. Tanta roba. Bravi. Carina come idea. Poi bisogna vedere adesso come si evolve. Completa le sfide. Va bene. Per avanzare, bloccare. Beh, quindi ci serve una macchina adesso, immagino. E allora ci sarebbero le sfide per avanzare con sto motor pass e sbloccare, che noi per il momento non ne abbiamo. Io però posso addirittura prendere questo, per fortuna, con sti cosi che c'ho da sempre. Quindi tecnicamente adesso abbiamo la Mustang Shelby GT500, ma abbiamo anche quella nuova Corvette. Questa è l'ultima Corvette, vero, 2020. Sono street race, peraltro, quindi immagino, prima ho visto hypercar, però quelle ci vuole un pochettino, quindi questa tecnicamente si possono sicuramente elaborare. Assolutamente sì, vedete, con tutti i pezzi normali della street race, perché loro competono contro i Malawi street race. 950 cavalli questa Corvette della polizia, 365 km orari, chissà la master. Ma quindi adesso, scusate un attimo, scegli, voglio vedere, magari ci sono. Intanto che figata è, vediamola dall'interno. Sempre un po' decruoso il sound, però bella macchina. Oddio, non ha il fascino delle prime vecchie Corvette. Adesso è più una supercar più normale, diciamo, no? Più una quasi europea. È già da un po' che così. Voglio vedere una cosa, cioè la. Ma in che senso livrea? Quindi ci puoi fare quel cazzo. A questo punto qua c'è margine per fare delle build particolari della polizia. Vere. Come avevamo fatto tipo su Forza Horizon 4, ma queste sono auto della polizia, veramente. Sarebbe una figata perderci del tempo lì. Non lo faccio adesso perché voglio vedere come si va avanti, ecco. Secondo me adesso, avendo l'auto, possiamo pure provare questi altri. Ad esempio questo Vegas Heist, proviamo così contestualmente anche la nostra corvettona. E poi tutte siamo quelle che c'erano. Siamo pronti per le riprese. Sì. Partiamo quando vuoi. Palese comunque. Guarda, c'ho gli effetti grafici sotto. Che tamarro, ragazzi. Eccolo. Adesso sono i soliti 15 secondi, perfetto. E il giro quando fai salta introduzione col telecomando, no? Facciamo vedere al regista cosa sappiamo fare. Dobbiamo sempre ammazzare sti qua. Ma adesso siamo in compagnia. Oh, di un super corvettissimo. Perfetto, grazie. Oh, cazzo. Vediamo se. Ah, non dà tanto gusto però da dentro. Questo gioco di simulazione non ha proprio niente. Perlomeno lo stanno prendendo nel verso giusto, nel senso. È un ottimo aggiornamento di cazzeggio. Allora, il record del mondo è 33 secondi, ragazzi. Quindi quello là in 33 secondi ha fatto fuori tutti. Vabbè, non so. Poi mi fa sapere come ha fatto. Vai, tranquillo. La Volt Corp? Che cazzo è The Boys? Ah, Volt, non Volt. Così! E devi morire. Hanno messo la polizia, The Chase, ma si fa solo questa serie qua? Non si può tipo correre con altra gente, roba normale, no? Vediamo la Mustang un attimino, visto che abbiamo provato la Corvette, ma abbiamo anche questa. Prima di magari andare a vedere chissà poi tutte le altre, ragazzi, fatemi sapere ovviamente se vi fa piacere vedere un pochettino di nuovi tipi di modifiche su questi Interceptor della polizia. Questa qua, la miseria, 1107 cavalli, però velocità massima è sempre uguale come la Corvette. 257 da 0-100, più o meno siamo lì. Sentiamo. Vabbè, il sound è sempre molto The Crew. Sono tutti uguali. Molto metallici e ronzanti.
Minchia, se è cattiva però questa qua. Questa sembra anche un po' Batman, oltre che auto della polizia. È solo che sono OP, ragazzi, per fare quegli episodi lì contro i ladruncoli. Che corre qua a fianco. Mi sarebbe piaciuto vedere qualche roba più action. .386, vabbè che forse ho sfruttato meglio. Senti come scoppia. Oddio, ma quante ce ne sono? Come si fanno a vedere tutte? Guarda che roba, ragazzi. Guardate questa Lambo. Avveneno della polizia. Qua ci sarebbe da nerdare allora, a buttare fuori sti criminali. Tra l'altro sto vedendo delle auto così di sfuggita. Potrebbero farmi venire strane idee. Capire un attimo quante possibilità ci fossero di collezionare auto della polizia. Ma questa è completamente... cioè una novità assoluta del gioco. Non c'è una versione di base. Se c'è lo scopriremo e magari la proveremo. Che macello fa? È apertissimo lo scarico, cioè non c'è, è vuoto, direttamente proprio sotto dai cilindri. Ma ragazzi, che dire, non è proprio che hanno aggiunto la polizia nel gioco alla Need for Speed Hot Pursuit, per dire, che fa gli inseguimenti con la gente. C'è una nuova avventura, per così dire, che da quello che ho capito ti pone nei panni di un attore, perché tu, allora, la premessa di The Crew 2 è questa: tu diventi famoso, c'è questa cosa dei social network, della fama, quindi arrivi a girare una serie sui motori in cui interpreti un interceptor che ammazza i criminali. Però è tutto film, non è una vera polizia che arriva nel gioco, almeno per adesso. Poi potrebbero integrare proprio alla The Crew, perché appunto si basa sulla fama e tu diventi una star, ecco, e quindi adesso sei talmente figo che Motor Flix, che è una sorta di Netflix del gioco, ti ha assunto per essere lo stuntman che ammazza i criminali. E questa cosa è simpatica, però bisogna vedere dove porterà. Io vi dico dove porterà noi, perché potremmo vedere un paio di video con oggetto, diciamo, queste auto, più che altro per provarle, modificarle e customizzarle alla maniera nostra. Quello so che vi farà piacere, soprattutto se bombardate il video di like. State certi che le vedremo. Il nuovo DLC l'abbiamo provato, arriveranno degli altri sotto aggiornamenti. Piccolo applauso a The Crew, che di certo non è il giocone della vita, però perlomeno si tiene vivo con questi aggiornamenti, quindi alla fine ci torni sempre. Anche voi dovete tornare però su Instagram, trovate tutto sotto in descrizione. Io vi aspetto anche nei commenti, ma ci vediamo nel prossimo video. Ciao!